Taglio del nastro questa mattina a Viareggio per l'inaugurazione della banchina commerciale del nuovo mercato ittico. Presenti le autorità cittadine, regionali e portuali. La banchina consentirà lo sviluppo croceristico di medio e piccolo cabotaggio grazie all'attracco delle navi da crociera, mentre il mercato del pesce, dotato di ristorante, è un'opera attesa da anni per dare una spinta all'attività economica del comparto. I lavori non sono finiti però. Manca infatti la realizzazione della viabilità definitiva per l'accesso sia al mercato ittico che alla banchina commerciale. Il progetto preliminare è già stato approvato e vale 3 milioni e mezzo di euro, con un primo lotto a settembre per il valore di 800.000 euro. Successivamente sarà la volta della progettazione definitiva del sabbiodotto per consentire l'accesso e l'uscita dal porto in sicurezza. Oggi le imbarcazioni, le navi sono costrette a fare circa un miglio attraverso, con onde attraverso, che quindi le condizioni di sicurezza sono sicuramente meno efficaci di quelle che invece intendiamo realizzare noi.